Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi vi mostrerò come costruire una casa con praticamente zero soldi o quasi. Ma prima di iniziare questo video mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Detto questo, iniziamo subito. Sono qui a casa mia e lasciamo stare questo pet perché è un pet che praticamente darò a voi. Ho fatto un giveaway sempre sugli shorts, quindi se ve lo siete persi mi raccomando andatelo a vedere e comunque lo metterò nella sezione community nulla. Comunque vi avviserò bene poi come dove potete trovarlo eccetera. Come ho già detto prima, oggi vi mostrerò come costruire una casa perché me l'avete chiesto in tanti e ho deciso di costruire la o comunque di addobbare, chiamatela come volete, la tiny home, quindi praticamente la casa di default, perché io per sbaglio l'ho cancellata, non l'ho fatto apposta e quindi non ce l'ho più e ho deciso di appunto di fare quella perché uno la voglio fare, secondo me è super carina, è piccola e seconda cosa, ho deciso di costruire, di addobbare la tiny home perché comunque ce l'avete tutti, cioè non potete dire non ho soldi, ok? Cioè ce l'avete tutti di default, a meno che non l'avete cancellata, ma è una cosa un po' difficile che voi l'abbiate cancellata, quindi direi di andare subito a comprarla. E come vedete qua io non ce l'ho più, ho Pizza Place perché ho proprio sbagliato e ho cancellato la prima, quindi costruiamone una, aggiungiamone una nuova e andiamo a selezionare tiny home, che è la prima, quella di default. A me andrà a costare 240 soldi del gioco, che comunque non è tantissimo, ed eccola qui con noi la nostra casetta, che qua cosa puoi fare? Change house, party, vabbè niente, è davvero davvero piccolina come potete vedere, cioè super super piccola, quindi entriamo subito. E questa qui è la casa di default, cioè voi tutti avete questa casa, vedete, è proprio quella di default. Allora, come prima cosa guardiamo quanti soldi ho ora. Io ho 1345 soldi. Come ho già anticipato prima, questa casa praticamente sarà a costo zero o quasi. In realtà è più una challenge per me perché non sono sicuro se riuscirò a costruirla tutta con zero soldi, ma adesso andremo a vedere. Allora, andiamo a togliere un po' di roba che sicuramente non ci servirà, tipo questo cubo, neanche questa scatola, via. Ok, il letto, il tavolo, qualcosina la teniamo, tipo il bagno, questo qua no perché tanto non serve a nulla. Il bagno, in caso non lo sappiate, cioè in caso non lo sapete, su Adopt Me il bagno non serve a nulla. Togliamo anche questo ventilatore, non so cos'è, lampada da soffitto perché è un po' bruttina, e al momento lascio la doccia. Prima stanza da costruire è questa qua, e voi direte perché questa? Perché qui andrò a fare praticamente la stanza dei pet, e perché per prima? Perché così mentre costruiamo andiamo a fare le missioni al nostro pet e a noi stessi. A proposito, switchiamo da bambini. Seconda cosa, andiamo a equipaggiare un pet qualunque. Io al momento sto facendo i cani, mi manca questo qua che è già post-in, quindi già buon punto. Abbiamo già qui una doccia. Andiamo a prendere un attimo la culla, che l'andiamo a posizionare qui. Questo non so se riusciremo a riciclarlo. Allora, come ho detto prima, abbiamo 1345 soldi. Io mi faccio una foto, o comunque me lo segno, perché come sapete, come avete già visto i miei video, la memoria da pesce palla ci mancano. Andiamo su stuff e cerchiamo bowl. Ok, ok, questa qua. Io vi consiglio di fare un investimento e di comprare questa, perché comunque vi servirà sempre. E lo so che costicchia di più, ma entrambe le cose, se andate a comprare separate, queste qua sono 80-80, quindi 160, vi viene a costare di più. E tra l'altro ci serve anche un pianoforte. Sapete che forse era meglio fare questa, la stanza dei pet, perché quella è troppo piccola, è davvero piccolissima. Sarà caotica, ma la lasciamo così, poi la facciamo dopo quella lì dei pet un po' meglio, perché voglio subito andare a costruire questa qua, che è la mia parte preferita. Prima cosa che andremo a fare è cambiare colore delle pareti, perché vi assicuro che quando andate a cambiare colore delle pareti cambia proprio tutta l'atmosfera. Io questa casa la volevo fare un po' dark in realtà, perché non ne ho una, però comunque anche bianche secondo me sono super super carine, cioè scegliete voi come volete. Come pavimento, allora in realtà ero in deciso perché volevo mettere questo qua a scacchi, cioè non so se mettere questo a scacchi. Ah, e comunque non, cioè mi sono anche dimenticato di dirvi, costruire questa casa è
facilissimo, cioè è super facile, vi prenderà pochissimo anche se non siete esperti a costruire case. Cercherò di farla il più veloce possibile e il più semplice possibile. Continuo ad aprire l'inventario, quindi andiamo su stuff. Ok, quindi andiamo su stuff e schiacciamo su plane shape. Plane shapes. Sì, adesso il cane ha sonno e comincerà a rompere le scatole. Allora, lo mettiamo più o meno a metà, quindi qui circa, ok, più o meno dovrebbe andare bene. Controllate che qua, ok, ho messo il cane a dormire perché è veramente insopportabile. Allora, abbiamo già messo i muri, andiamo a cambiarli di colore, bianchi. No ragazzi, ecco, ho già cambiato idea, i muri li faccio neri. E qui volevo andare a costruire una libreria. Per costruire le librerie basta che andate qui su stuff e andate a scrivere brick, ok, in questo modo. E veramente fare una libreria è, non voglio dire una cavolata, ma quasi. Ok, allora adesso un momento di pausa, andiamo a fare un po' di missioni al nostro pet e anche a noi. Per fare le finestre tipo di quel giallino super carino, basta che schiacciate bowl qui. Ok. Ecco, anzi, una bowl la lasciamo qua, una ciotola, perché ci serve praticamente per colorare le robe. Adesso vi faccio vedere, basta che fate così. E voilà, cioè le finestre non sono più di quell'azzurro un po' brutto, ma sono più carine così secondo me. Andiamo a fare un attimo molto molto velocemente la cucina, quindi andiamo a scrivere, molto semplice, andiamo a scrivere couch, una roba del genere, ok. E intanto andiamo a mettere il lavandino, che è questo qua, e poi andiamo a comprare un po' di questi qua da $6. Ah, tra l'altro, se non avete soldi per iniziare, perché come potete vedere all'inizio per fare la stanza dei pet servono tipo $200-300, potete andare a vedere il video che ho postato ieri sempre qui sul canale, dove vi mostro praticamente come fare un sacco di soldi gratis, cioè tutti lo possono fare, ve lo assicuro. Stavo dicendo, qui volevo fare questa parete praticamente con i brick shape, quindi fatto tipo in mattoni. Direi che abbiamo finito la casa. Qua abbiamo ancora un sacco di missioni da fare. Ma mettiamo intanto qua il cane me, così ci facciamo le missioni contemporaneamente. Non lo so, cioè nel senso, non è la mia casa preferita, ovviamente. Comunque prendete conto che non ho preso ispirazione da nessuno, quindi cioè è un po' difficile da fare. Però tutto sommato, cioè secondo me, come casa, come prima casa, e per quello che abbiamo pagato, perché alla fine dei conti siamo rimasti con 900, fate 50 se andate a fare anche queste missioni, anche di più soldi, quindi praticamente abbiamo speso 300-400 soldi, che se andate a vedere il video che ho postato ieri praticamente sono gratis. È una casa davvero davvero carina per iniziare, cioè io appena iniziato non avevo una casa così carina, e per 300 soldi secondo me ne vale la pena. Non so se mi fanno impazzire i pavimenti, ho scelto questo qua a scacchi, ma non so se, cioè provo a cambiare tipo un secondo i pavimenti. Uno carino che uso spesso è questo qua, magari con questo qua è leggermente meglio, non lo so, però boh, secondo me ci sta. Fatemi sapere anche voi se vi è piaciuta come è uscita la casa, se c'è qualcosa che avreste fatto in modo diverso, se vi piace, se anche voi proverete a farla, fatemelo sapere giù nei commenti. Come al solito lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.